Ma che è? Che ne so. Ho un dolore nelle budella, uno fra le spalle e non mi reggo in piedi. Sdraiati. Finisco di preparare la cena. Porca miseria. Ma non ho ancora fame. Ma insomma, non lo sai che male hai. Che ne so. Ho detto alla mamma che avevi un dolore. Lei dice che è l'indigestione. Ma che diavolo c'entra l'indigestione fra le spalle? Lei dice che a certi l'indigestione viene così forte che gli va dallo stomaco alla schiena. Non fare la scena. Lo dicevo anch'io. Mamma, l'indigestione non viene alla schiena, e che ne sai, dice lei, io l'ho avuta. E cos'è che non ha avuto? Chi hai visto oggi? Solo il dottor Gallagher. Chi hai visto? Il dottor Gallagher. È venuto con sua moglie. Mi hanno lasciato la macchina in riparazione. Accidente a me, se questa non è bella. Beh, che c'è di strano? Eravamo a giocare a carte al paese. E non so chi ci disse che era morto. Ma va? Sì, perché dice che aveva un cancro fin dall'anno scorso. E non gli davano più di 3 settimane di vita. Ma tu guarda che vecchi corvi. Ci vuole almeno un morto per scuoterli. Oh! Oh! Tua sorella. E lei? Bello. Ciao. Ma ti sei fatto un cane? Lascialo, che è tutto bello. Sporco. Come si chiama? E che ne so. Vieni, vieni, Cuccia, vieni. Ciao, Jimmy. Eccola qui. Oh, Jenny. Sorellina mia. Come stai? Sto bene, ragazza. Ma non strillare tanto che svegli la bambina. Shh. Oh. Buon odorino, cosa hai fatto di bello? Cipolle per cena e pane per la festa del raccolto. Non male. Jimmy, ti aspettavo a Londra poi per la partita, che hai fatto? No, guarda, non è mica roba per me, sai. Una volta vostro padre ci è andato e al ritorno diceva soltanto e piantala di spingere, piantala di spingere. E Ronny, dov'è? Viene giù fra 2 settimane. Non vi siete ancora sposati? No. Ma dico, spicciati, non lo sai che i fidanzamenti lunghi sono guai? No, va. E piantala, Jimmy. Tutte le volte che apri bocca perdi un boccone. E poi ti lamenti del male alla schiena. No. Ma cos'è, hai avuto i dolori, Jimmy? E come no? Guarda, lo vedi? Ecco, proprio qui in mezzo alle spalle, poi... La mamma dice che è l'indigestione. No. Che c'entra l'indigestione fra le spalle? Lei dice che a certo l'indigestione viene così forte che gli va dallo stomaco alla schiena. Ah, sciocchezze! Lo dicevo anch'io, sciocchezze. Ma la mamma, l'indigestione non viene alla schiena. E che ne sai, dice lei, io l'ho avuta. E che cos'è che non ha avuto? Come sta? Sempre lo stesso. Quanto resti questa volta? Qui 2 giorni e poi a casa 2 settimane. Hai fame? Cosa c'hai di buono? Quello che vedi. Fegato? Me lo mangio subito. E poi c'è il gelato. Ma guardatela. Appena viene a casa, si butta sui fumetti. Ma li legge ancora quei vecchiumi? È sempre la stessa, no? Oh, è buffa, eh. Quando vengo a casa ritorno subito com'ero. Non mi sembra neanche di essere stata via. Ti faccio le stesse scemenze, gli stessi discorsi. È buffo, no? E che ne dice a Ronny? A Ronny che gliene importa? Poi che ne sa Ronny? Non c'è mai stato qui in 3 anni che lo conosco. Ma sentite questa, eh. Io mi mettevo a leggere i fumetti che lui comprava per suo nipotino. È chiaro, si arrabbiava. Mi diceva, accidenti a te ragazza, ma cosa ci trovi di bello? Io allora sapete cosa facevo? Prendevo una copia del Manchester Guardian e mi mettevo a leggere i fumetti con quella davanti. Il Manchester Guardian? Poveri noi, non ha mica tanta voglia di divertirsi, eh? Divertirsi? Divertirsi, diceva lui, ma leggere un libro è divertente, dipingere è divertente, parlare con gli amici è divertente, ma i fumetti. Ma per una ragazza di 25 anni. C'era un bel tipino il tuo Ronny.
Tieni, mangia. Però lui è vivo, eh. Vivo? Oddio, e ti pare vivo uno che non legge i fumetti? Uno che legge libri, guarda quadri, ascolta quella musica... Quella... Ma... E vabbè, per qualcuno andrà bene. Oh, poi non ti credere, sai, certe volte mi strappa i fumetti da mano e se li legge lui. Ah. Allora non ti fa sempre delle scene? Qualche volta sì. Ma senti, una volta era senza lavoro e mi dimenticai di chiedere il sussidio di disoccupazione. E beh, e non fu lui che mi disse di farlo? Quando andai a chiederlo mi dissero che non avevo marchette abbastanza e così che non avevo diritto. Oh, io non sapevo proprio cosa dire, ma lui sì, andò a litigare per me. E come sua madre litiga sempre con tutti, e intanto l'ho avuto. Per me era come parlare turco. Dico, ma voi pensate, una ragazza nata e cresciuta inglese e non so parlare altro che per comprarmi da mangiare i vestiti. E chiaro, certe volte si arrabbiava. Mi diceva, ma scegli un argomento, no? Parla, usa la lingua. Beh, lo sai cos'è una lingua? Beh, senti, io non ci avevo mai pensato. Voi? Dico, per me pensavo fosse una cosa naturale, no? Come camminare. Invece no, la lingua sono parole, sono ponti, dove tu possa andare tranquilla da un posto all'altro. Più ponti conosci, più posti puoi andare. Ma lo sai tu cosa succede quando vedi un posto e non sai dov'è il ponte per andarci? Ma che cavolo dici? Ponti, ponti! Ponti, ponti. Dice, usa i tuoi ponti, no ragazzo, ci sono venuti 1000 anni a costruirli e ad operarli. Allora sai cosa gli rispondevo io? Al diavolo i tuoi ponti, dicevo io, al diavolo te e i tuoi ponti. E allora non mi faceva una smorfia come per dire, vuoi litigare senza ponti questa volta? Senza ponti, dicevo io. E si litigava, oh. Certo che certe volte mi dispiaceva, Insomma, poi ci pensava lui a farmelo passare il ponte, va. E si faceva l'amore. Eh? Che facevate? L'amore di pomeriggio. Cos'è? Non hai fatto mai l'amore di pomeriggio? Quell'ora migliore, sa. E si vedono gli amici la sera, si dorme di notte, si lavora, si fanno i compiti la mattina, ma... L'amore vero, fresco, quello di quando hai tanta energia, ma l'amore lo fa il pomeriggio, no? E che smettevate ogni pomeriggio di lavorare per farlo? Ma parlo delle feste e della fine settimana, scemo! Ma dai, smettila! Ma l'inferno, Jenny, diventa rossa, diventa... Ma cos'è, davvero non ha mai fatto l'amore di pomeriggio? Domandalo a Jimmy, domandalo! Dai, mangia il gelato! È di fragola! Tu ne vuoi? Sì. Poco. Viti? Ti ricordi di X-Mart? Chi? Abbiamo bevuto un bicchiere da stork con lui l'altra volta che eri qui. No. Beh, martedì scorso un toro l'ha incornato. Per poco gli portava via l'orecchio sinistro. Gli ha sfondato un ginocchio, gli ha mancato 3 costole e gli ha strappato i tendini delle gambe. Accidenti. Esci? E poi hai sempre il tuo potere, Jim. Sì, sì. È un po' dura in questa stagione, eh? Beh, non c'è male, ma fra qualche settimana la terra sarà buona. E che cosa hai raccolto quest'anno? Barbabietole, cavoli, piselli, carote, come al solito. Ma non sono mica un granché quest'anno, sai. Beh, però non è che tu ti possa lamentare, no? No, non c'è male. Ah, dai, ti aiuta a rigovernare, va? Ah, brava! Dov'è l'asciugatoio? Eccolo! Che ne dici di quello sciopero a Londra? E com'è Londra senza gli autobus? È un incanto senza rumori. Le strade, tu le vedessi le strade. Piene, piene, piene così di gente. La città sembra umana. Se chiamano noi contadini, lo facciamo finire noi lo sciopero. Una vigliaccata però, che un lavoratore parli così dei suoi compagni. Vigliaccata?
e gli accada un corno. Dico, ma lo sai quanto guadagnano quei degli autobus, eh? Lo sai. E noi contadini quanto si guadagna, lo sai o no? E allora che facciano sciopero anche i contadini, perché soltanto i tranvieri. Lo sai però che anche loro hanno avuto un aumento. A papà gli hanno aumentato 6 scellini e 6 soldi la settimana come porcaro. E Frankie ha avuto l'aumento di 7 e 6 perché guida il trattore. Sì, ma vedrai che al castello ne licenzieranno qualcuno. Beh, questo è vero, Biti. Certi fottuti sono. Giura a Dio che è vero. Domandalo quando vai a casa, domandalo al papà. Quanti ne hanno licenziati dopo l'ultimo aumento? Ma intanto lui chi lo licenzia? Nessuno. Dove lo trovano un altro che guarda i porci 7 giorni a settimana e fa l'orario che fa lui? Un bel cretino. Biti? T'ha detto Jimmy che l'hanno scelto per il raduno dei contadini quest'anno a Londra? E che cos'è che ci si fa? Beh, non te l'immagini, eh? Dico, si va in giro armati, si gira con la milizia territoriale, roba simile. Sì, non sai cosa ti serve. Ci serve a dimostrare che siamo in grado di difendere il paese. Ma un corno dimostrerete. Vieni, un regalo per la casa. Ma io dico, ma se ti casca una bomba all'idrogeno sulla testa, ma me lo dici cosa te ne fai di quelle armi che hai in mano? Ma va là, che dici? Intanto gli faremo una bella paura a quegli altri farabutti. Un regalo per la pupa questo. Ma com'è che ti intendi di queste cose tutto a un tratto? Grazie, Biti, proprio quello che mi serviva. A te non ti importa di difendere il paese, Jimmy. A te ti importa solo di giocare a fare i soldati. Ah, sì? E che ci facevo in quell'altra guerra? Ci cantavo in trincea? Hai sentito parlare di Chaucer, Jimmy? No. E lo sai chi è il deputato del tuo collegio? Senti, dove vuoi arrivare, eh? Che cosa sono questi indovinelli? Di un po', lo sai per caso come sono cominciati i sindacati? E ci credi tu allo sciopero? No, a tutte e due. E allora, cosa ci vai a difendere alla guerra? Senti, Beatty, è un pezzo che te ne sei andata. Adesso hai un ragazzo che ha un'istruzione, ti avrà insegnato un sacco di cose. Ma non venirci a predicare le tue idee, eh? Stiamo bene così. Vieni quando ti pare, ci fa piacere, ma lascia la politica fuori della porta perché sennò qui finisce male. Ti avverto. Eh?